Bene, siamo benvenuti in questo nuovo episodio della serie Survival su Minecraft. Prima che cominci il video, come sempre, vi invito a lasciare un bel mi piace per supportare la serie, iscrivervi al canale e lasciarmi un commentino scrivendomi che cosa ne pensate. Oh, bene, 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 signori, come state? Bentornati in questo nuovo episodio della serie Survival su Minecraft. È lunedì e come ogni lunedì ci ritroviamo qui sul Regno di Kattegat per fare qualche cosina nuova. E devo dire che in questo episodio, signori, ci sarà un bel plot twist, perché butteremo giù una costruzione che c'è qui ormai da tempo, ma veramente da tipo tanto tempo, per farne una costruzione nuova a tema Game of Thrones. Quanti di voi conoscono Game of Thrones? Quanti di voi lo hanno visto? Scrivetemelo qui giù nei commenti, probabilmente qualcuno lo sa anche, visto e considerato che su Instagram ho scritto qualcosina. Ma prima di farvi vedere e prima di parlare di quello che faremo oggi, andiamo a vedere quello che ho fatto off camera. In realtà questa volta ho fatto un po' pochino. In che senso? Mi sono portato avanti un attimino con la decorazione di questa parte qui. Infatti vedete, nello scorso episodio abbiamo fatto la color mansion, che ho visto che tra l'altro vi è piaciuta, quindi grazie mille. E ho fatto tutto questo muro qui e l'ho terminato, vedete? E questo muro di fondo, che cosa serve, che cosa farà? Sarà il muro che darà poi di fondo al quartiere popolare. Quartiere popolare che andremo a costruire probabilmente nelle prossime puntate, e si suddividerà fondamentalmente in due parti, la parte superiore e la parte inferiore. Quindi anche questa parte qui sarà tutto quartiere popolare. Quartiere popolare significa case non di legno, case comunque un po' grezze, non troppo grandi, ma tante case. Quindi se avete dei consigli su cosa e come costruire un quartiere popolare, fatemelo sapere. Infatti, come potete vedere, innanzitutto si vede subito dal pattern grigio, come se fossero delle strade. Mi interessa e mi piace, e onestamente l'idea di fondo era quella di fare un quartiere popolare in discesa, quindi una strada lunga, una discesa molto lunga, e tutto intorno alle case. Purtroppo per via della conformazione del terreno non l'ho potuto fare, e quindi mi sono un attimino arrangiato e l'ho fatto in questo modo. Devo dire che ci sta, non è male, mi gusta. Ed è molto grande, effettivamente è molto grande, quindi forse ci vorranno più tranche per andarlo a terminare. E tra l'altro, cosa molto importante, sono andato ad aggiornare la mappa nella taverna del viaggiatore. Mappa che, come sapete, io stravedo per quella mappa. Ed infatti, signori, andiamola a vedere, perché adesso è tutta diversa, è tutta molto più bella, molto più carina. Ecco qua, vedete? Questa è la Color Mansion. Color Mansion che è molto grande da fuori. Questo qua invece, come potete vedere, è tutto quello che sarà il quartiere popolare. In realtà questo qui non c'è più e dovrei aggiornarlo, e probabilmente lo farò off camera. Quindi, signori, di fondo che cosa faremo in questo episodio? Ascia alla mano, perché dobbiamo distruggere l'Yggdrasil. Che cosa hai detto? Perché? Ebbene sì, signori, perché c'è una costruzione che secondo me va molto meglio. Tra l'altro questi Yggdrasil qui, ma non è che mi piace, perché era un mini Yggdrasil, ma non è bellissimo. In realtà questa chioma è brutta, è brutto, onesto. Cioè, rispetto a tutte le costruzioni che stiamo facendo nell'ultimo periodo, questo qui stona un pochino. E poi, di fondo, volevo qualcosa che contrastasse con questo marrone. Che cosa ci contrasta bene col marrone di Game of Thrones? Ebbene, il Godswood. Il Godswood è quell'albero, probabilmente vi metterò un'immagine a schermo, che si trova sia a Grande Inverno, però evito di farvi spoiler. Vabbè, si trova a Grande Inverno, ed è quest'albero bianco con una chioma rossa, con una faccia. In realtà c'è una faccia. Quindi il fatto che sia rosso di fondo, cioè il fatto che abbia una chioma rossa, mi piace tantissimo. E il fatto che sia bianco ancora di più, perché è una cosa che contrasta tantissimo con questo colore molto marrone, insomma, del regno. Quindi l'idea è, innanzitutto, sono molto triste nel doverlo fare, Yggdrasil, l'albero deve rivederla, e dobbiamo distruggerlo, signori, dobbiamo distruggerlo, mi piange il cuore, ma purtroppo dobbiamo farlo. E una volta fatto quello, poi andremo a costruire il nuovo albero. E dunque, signori, l'Yggdrasil ci ha salutato. Devo dire che un pochino mi dispiace, un pochino già mi manca, già non lo vedo più, effettivamente, perché non c'è più, ma abbiamo fatto un bel po' di blocchetti. Effettivamente non ricordavo di aver utilizzato quasi 4 stack di legna. E ho recuperato anche un po' di foglie, un po' di vines che ci possono tornare utili. Ma a questo punto, signori, che blocchi ci serviranno mai per costruire il Godswood? Ebbene, signori, blocchi bianchi, però non troppi, perché alla fin fine l'occhio poi non può percepire troppe sfumature di bianco. Quindi l'idea qual è stata? Innanzitutto quella di mettere a posto queste cosine qua. E signori e signori, questo me lo porto, i blocchi che ci serviranno sono solo questi. Solo, perché... però questi sono i blocchi
del tronco, perché c'è un tronco e una chioma, e quindi quelli sono i blocchi del tronco. Adesso la chioma, come la facciamo la chioma? Ebbene, la chioma, signori, la facciamo di verruche del Nether, che secondo me, cioè, blocco, best blocco ever. Ma effettivamente, cioè, se ci sono svariati stack per il tronco, e quanti blocchi e quante verruche del blocchi di verruche del Nether ci serviranno per fare la chioma? Ebbene, signori, solo 18 stack. Sono pochissimi, una roba come 1200 blocchi per fare una chioma. Però ci sta. E voi direte: ok, Fray, qua da dove del cavolo li prendi tutti questi blocchi? Signori, chi magari non lo dovesse sapere, per chi è nuovo del canale, benvenuto. Ho una farm, non automatica purtroppo, di verruche del Nether. Una farm che funziona, in realtà è lì e funzionante da sempre, praticamente da quando ho fatto questo tunnellozzo qui. Ed è una farm che effettivamente funziona, io ogni tanto vado e sono riuscito fortunatamente ad avere questi 18 stack. In realtà forse anche qualcosina di più, per non dirvi, cioè, cactus, ed è appena stata svuotata. È un po' come, per esempio, non lo so, le pumpkin oppure i meloni, ma purtroppo non li utilizzo, non li uso, e quindi eccole qua. Le nostre belle verruche del Nether, mio Dio! 2, 3, 18, qualcos'altro è rimasto. Dovrei anche rompere un po' quelle. Qui abbiamo anche quelle del cacao. Dovrei anche rompere il cacao, in realtà è stato utilizzato tutto. E quindi a questo punto, tra l'altro qui c'è uno spawner. A questo punto, signori, non resta altro che andare a fare la costruzione. Non resta altro che avviarci alla nuova zona centrale del regno. Spero venga bene. Bisogna vederla contestualizzata poi nel tutto. Però sono certo e sono sicuro che andrà abbastanza bene. Quindi, signori, siamo pronti, siamo caldi. Non ci resta altro che andare a costruire il Godswood. Comunque, signora, finalmente è terminato la costruzione del Godswood. Devo dire che è venuto abbastanza bene. Probabilmente mi avete visto tipo lanciare dei blocchi, ma me lo permette la lightmatica, quindi mi sono agevolato parecchio il lavoro, fortunatamente. A questo punto, diciamo che dal punto di vista decorativo ci sta molto meglio rispetto all'Yggdrasil. Voglio andare un attimino a fare due cose. La prima è quella di aggiornare la mappa e vedere un attimino se effettivamente adesso questa chioma rossa all'interno del verde, del marrone, ci sta molto bene. Quindi questo sarà il primo step. Salutiamo per l'ultima volta il nostro caro buon vecchio Yggdrasil. Arrivederla. La mappa, però. Arrivederla. Ed eccolo qui. Signori, signori, andiamo ad aggiornare forse anche questa. Tac, tac, tac. Oh wow, bella, molto bella, fighissima. E la seconda cosa, signori, che vorrei provare adesso, senza starvi a spoilerare un po' di robe, che cosa succede se dicono che possano succedere delle cose un po' strane. Cose un po' strane che succedono solo e soltanto quando tocca. Mi è piaciuto, è veramente molto colorato, ma la cosa che più mi piace, signori, è il centro del villaggio, perché avevo detto che avrei fatto un Yggdrasil, e un Yggdrasil l'ho fatto, molto piccolo, ma veramente, veramente figo. Adesso ho messo a spreadare un po' di vines, perché mi piaceva l'idea. È un'altra chicchella che proprio mi fa impazzire, è il fatto di aver fatto un leggio dove c'è scritto, vedete, Yggdrasil, l'albero della vita, proprio qui sotto. Wow! Che cosa è successo? Sono un attimino tornati indietro dal tempo. Devo indagare, perché è stato bello, ma forse è meglio non toccarlo quest'albero. Quindi, signori, io vi ringrazio per essere rimasti qui in mia compagnia. Se il video vi è piaciuto, come sempre, vi lascio un bel mi piace per supportare la serie, iscrivetevi al canale e lasciatemi un commentino scrivendomi che cosa ne pensate. Noi ci vediamo in un prossimo episodio della serie Survival. Ciao, e non toccate quell'albero, io ve lo consiglio.